Beh, dai, ci provo io. No, io ero appunto affascinata dal tema perché è il primo corso di cui sento parlare espressamente, come dire, rivolto al marketing proprio, cioè schietto, nel senso di solito si parla di come diventare autori, di come migliorarsi, di come fare buone fotografie e diventare artisti, ma di venderle o comunque di promuoverle non capita spesso. Quindi, in primis, ero affascinata da questa cosa. E l'altra era se durante il corso tratterai appunto del marketing in generale o se con un occhio di riguardo appunto alla fotografia, ovvero anche ad altri, chiamiamole tipologie di prodotti. Ecco. Allora, in realtà, qua mi aiuterete e mi guiderete, voi che parteciperete al corso. La questione è in realtà molto, semplice. Il marketing per un ristorante che lo applichi perché sono un fotografo, che lo applichi perché sono un marketing coach, come nel mio caso, poco cambia. Gli strumenti che ho sono quelli, posso decidere di utilizzarne alcuni e non utilizzarne altri, ma fa tutto parte della parte alta della piramide, ok? Quel famoso definire a chi voglio parlare e che cosa voglio realmente proporre. Quello è la guida di tutto. Dopodiché gli strumenti che vi porterò e che vi spiegherò sono in realtà applicabili per qualsiasi cosa. Quindi se oltre a fare fotografia, ti piace anche fare cake design, potrei utilizzarle anche per quello. Ok, non è così. È specifico ma assolutamente generico. Poi quello che faremo è magari indagare, ma questo lo faremo nel momento in cui vi darò da fare dei lavori, darò da fare delle riflessioni, vi darò dei compiti a casa, per dirlo come si diceva alle elementari, ok? E ve li darò, sappiate che ve li darò. E nella settimana successiva li guarderemo assieme. Sarà lì il momento in cui poi di fino e andremo più nello specifico degli argomenti della fotografia e via dicendo. Ma io vorrei partire e partirò dal generale e dagli strumenti, dalle competenze, perché voi possiate poi utilizzarle in qualsiasi contesto vi capiti. Per intenderci, io posso andare a fare un corso in inglese. Posso andare a fare un io e poi magari vado ad approfondire e posso approfondire in mille modi con un consulente piuttosto che studiando da solo, piuttosto che testando, che come scoprirete approfondendo la parte di web marketing e il mondo del web in generale, la cosa meravigliosa è che io posso e tra virgolette devo testare tutto e mai innamorarmi di un'idea. Quindi io, fedele al mio stesso motto, mai innamorarmi di un'idea, può essere che poi nel corso delle serate magari vada un po' più nel dettaglio della fotografia. Ma ripeto, sono pronto a farmi guidare da chi parteciperà al corso, perché tanto so dove portarvi. Come ha notato Dario, e ringrazio di averlo notato, ho chiara la strada che voglio farvi percorrere. Poi magari ci fermiamo a un autogrill invece che a un altro, ma la strada è segnata, per portarvi al risultato che so che potete ottenere. Il risultato, e qua mi fa, piacere specificare una cosa. Il marketing è collegato alla vendita, ma non esiste mai, in nessun caso, né il 100%, né la garanzia di successo di ciò che faccio. Ok? Quindi io vi insegnerò al meglio delle mie possibilità i migliori degli strumenti che conosco e che applico e che uso io stesso. Detto questo, non c'è garanzia di successo in niente nel marketing. Ci sono esempi clamorosi. L'altro giorno leggevo di una campagna global
fatta da McDonald's qualche anno fa, quando è iniziato ad andare molto di moda lo storytelling. Storytelling che è un altro argomento che toccheremo all'interno del corso e che voi, se avete fatto corsi con Sandro di comunicazione visiva, di reportage e via dicendo, dovreste già conoscere. Quindi McDonald's ha lanciato questa campagna su un bambino orfano del papà che chiedeva alla mamma in ogni occasione a cosa assomigliasse al papà. Okay? Finché un giorno la mamma non lo porta a McDonald's, il bambino ordina un filetto fish, si macchia il mento, gli cade la salsa sul mento e la mamma gli dice: "Ah, hai preso il panino preferito del papà e ti macchi esattamente come lui." E lo spot finiva con un sorriso enorme del bambino che finalmente aveva trovato, perché in tutto il resto la mamma gli aveva detto che era molto diverso dal papà e lui finalmente aveva trovato un modo per ricongiungersi al papà che era scomparso. Bellissimo storytelling, emozionante. Io ho visto lo spot, era girato anche molto bene. Ha dato un via a quello che in termini web si chiama shitstorm. Non ve lo traduco perché non è particolarmente elegante, soprattutto prima di cena. Enorme, e McDonald's ha dovuto scusarsi, ritirare la campagna e fare tutta una serie di azioni. Quindi, come vedete, anche facendo le cose nel migliore dei modi, shit happens, dicono gli inglesi. Quindi, quello che vi posso garantire e avrete tutti gli strumenti per fare tutti i test che siete in grado di portare avanti. Quello che non posso garantirvi è che finito il corso venderete come dei forsennati i vostri servizi, perché quello non dipende da me, nel senso che io posso insegnarvi tutto quello che so, ma poi se voi lo applicate male io non posso farci niente. B, perché non esiste la garanzia. Il marketing è una funzione anche a livello aziendale che non dà garanzie, tant'è vero che viene valutata a posteriori attraverso alcuni strumenti, il più famoso è ROI, il Return on Investment. Ho investito tot e mi ha reso tot. Ok, ha funzionato. Oppure ho investito 100 ma ha reso 0. Ok, forse è meglio che non la facciamo più. Poi si può controllare in corso d'opera e ripeto, sempre Napoleone Docet, nessun piano sopravvive alla battaglia, bisogna essere elastici e plastici nelle proprie attività di marketing. Ok, Alessandro, ho risposto anche divagando Grazie alla tua mille, domanda. sì, in toto, grazie. Ok, grazie mille a te. Ok, Ti qualcun posso chiedere una altro? cosa? Vai, vai Dario, sono qua apposta per rispondere alle vostre domande. Ovviamente rispondimi fino a quando vuoi, cioè nel senso se ti costringo ad anticipare alcune cose che saranno dette nel corso, fermati, insomma, volentieri. Ma essendo la fotografia una forma d'arte, non faccio il classico segnale delle virgolette perché è odioso, però insomma. Comunque non rientra sicuramente nei campi dei beni di consumo ordinari, non ha un valore tangibile come può essere un'automobile o qualche altra cosa. Come si fa a definire non solo il prezzo, ma soprattutto come fai a dare valore a una cosa che comunque oggettivamente può essere bella per una persona e brutta per un'altra, ma con una scala di variabilità molto più ampia rispetto a quello che può essere un oggetto di design, per esempio? Come tutte le altre forme d'arte. Allora, il pricing è un tema molto interessante, molto importante ed è un tema di marketing, guarda caso, quando vi ho detto che il marketing in realtà è una parola che ne racchiude altre 8 miliardi di milioni di fantastigliardi di paper dollari. Il pricing è un tema molto importante e anche molto complesso, molto impegnativo, quello del pricing. Esiste una regola d'oro che è il prezzo è giusto quando la gente è disposta a pagarlo. Ok? E nel mondo dell'arte sappiamo che esistono quotazioni, esistono momenti, esistono mode, esistono tutta una serie di cose che definiscono il prezzo. In tutto questo però mi permetto di far presente che sono tanti i beni intangibili, tutta la consulenza è tutto un bene intangibile, tutta la formazione è un bene intangibile. Che cosa paghi normalmente quando e come valuti il prezzo di un consulente con il tempo?
E ci sono due scale di tempo che devi tenere in considerazione. Una è quanto tempo il consulente ha imparato, cioè, scusate, quanto tempo il consulente ha speso per riuscire ad aiutarti in maniera così efficace. C'è una battuta che gira tra i consulenti che ho visto riportata a 100.000 persone, l'ultimo l'ho visto oggi, che dicono che sia di Bill Gates, secondo me non è di Bill Gates, se ci metto 10 minuti per fare un lavoro che mi stai richiedendo, non mi devi pagare per i 10 minuti che ci metto, ma per i 10 anni che ci ho messo a imparare a farlo in 10 minuti. Ok? L'altra unità di misura di tempo che si utilizza è il tempo che il consulente è impegnato nell'attività che gli chiedi di fare. Ok? Quindi, tendenzialmente io mi occupo di formazione anche nella vita. Quando faccio il formatore, la mia quotazione è a mezza giornata. Quindi vuoi un intervento formativo di mezza giornata, costa tot. E c'è un'ultima nota da fare rispetto a quello che dicevi. La fotografia è una forma d'arte? Sì, in pochi rarissimi casi, mi permetto di dire. Sandro, io so che tutte le volte viene menzionata la parola arte a Sandro, primo perde 2 anni di vita. Secondo, si rizzano non solo i capelli, ma qualsiasi pelo del corpo. E io sono molto d'accordo con lui. Quindi la fotografia è un prodotto, ma per intenderci anche un Rembrandt è un prodotto nel momento in cui lo vendo. E quindi lo tratto come tutti gli altri prodotti. E il più di voi dovrà fare i conti con questa cosa, perché anche se io mi occupo di reportage e quindi penso di fare informazione o voglio fare informazione o faccio informazione, in realtà se voglio monetizzarla il mio reportage diventa un prodotto editoriale, un prodotto che un fotoeditor o un giornalista o un caporedattore o un direttore di testata deve voler acquistare. E quindi l'arte la pigliamo, ce la mettiamo nel taschino, quello vicino al cuore, e va bene così, ma poi se deve diventare una professione, io non vado dal panettiere e lo pago dicendo: guardi, sono un artista. Ok? Scusatemi se io sono un po' pragmatico, però poi bisogna riportare le cose a quello che sono. Ok? Io nei 20 anni di editoria sono stato fotoeditor per un lungo periodo, quindi acquistavo immagini e pagavo i fotografi e davo le direttive ai fotografi, ok? E li trattavo esattamente come trattavo i giornalisti, come trattavo quello che mi forniva la carta, ok? Nel senso che nel momento in cui lavori su commissione o lavori per vendere, deve entrare nella tua testa il concetto che non lo stai facendo per te, ma lo stai facendo per un cliente che c'è già o che ci potrà essere. E lì entra in ballo una mentalità da marketing, che non vuol dire una mentalità da squadrina, perdonatemi il termine, ok? Vuol dire fare le cose fatte nel tuo modo, ma che sia un modo vendibile. Se no, rimane nell'ambito del hobby, delle passioni, o trovi un mecenate, come si usava nel Risorgimento, che ti mantiene per fare le foto che piacciono a te. Ma io vi parlerò di marketing, e quindi stiamo parlando di proporre agli altri il vostro prodotto. So che per voi dire prodotto di un vostro scatto è un po' tirarvi una stilettata nel cuore, ma è quello, cioè se stiamo parlando di marketing, se no parliamo di tutt'altro, facciamo un corso di comunicazione visiva, facciamo un corso di critica fotografica, ma lì c'è Sandro, dovete parlare con lui, non con me. Io sono l'anima sporca e danarosa del mestiere, ok? Quindi con me parlerete di come cercare di monetizzare o come cercare di acquistare follower, come cercare di acquistare credibilità o come cercare di, ma comunque state parlando di un prodotto. Quindi Dario, mi spiace dirtelo, ma la parola arte, se da martedì prossimo sarai in aula con me, non t'azzardare più a dirlo, no, sto scherzando. Però, ripeto, poi esiste un mercato dell'arte.
Esiste un mercato dell'arte, esiste assolutamente, esistono le gallerie, esistono le quotazioni, esistono i borsini degli artisti, lo sapete, non so, o se non lo sapete sappiatelo, che esistono i borsini nella pittura, nella scultura, nella fotografia, esistono nella poesia, ok? Perché posso essere il poeta più bravo del mondo, ma se poi nessuno mi pubblica, vado dal panettiere e non lo pago in poesie. Mi si rompe il tubo dell'acqua e l'idraulico, sapete dove mi dice di mettermi la poesia? Ok? Sono un po' brutale, me ne rendo conto. Quindi sappiate che non vi farò sconti nelle prossime 4 serate che passerete con me. Ok, altre domande? Dai, dai, che mi piace, mi sto divertendo. Adesso sono diventati tutti timidi. Quando ho detto che sono brutale, Sandro, si sono spaventati. E sì che dovrebbero essere abituati con te. No, se non ci sono domande, magari potresti fare un velocissimo recap delle prime 20-30 minuti che qualcuno non c'era, molto stringato. Ok. Fondamentalmente quello di cui abbiamo parlato e che Dario ha giustamente definito la strada e non mi ricordo Alessandro, no, Chiara forse, ha parlato di Fil Rouge, era Chiara che aveva usato il termine Fil Rouge, no, Alessandra forse, non mi ricordo, qualcuno ha usato il termine Fil Rouge, magari l'ho sognato io. Comunque, ho raccontato brevemente quello di cui si parlerà e quello che vi porterete a casa dalle 4 serate del corso di marketing e personal branding. Quindi le domande chiave del marketing, cioè a chi parlo e di che cosa parlo, di che cosa tratto, chi sono e qual è la mia peculiarità, la mia diversità rispetto a tutti gli altri che propongono la mia stessa forma d'arte, Dario. Adesso ti prenderò in giro per tutta la vita. Bonariamente, ovviamente. Che presentano e distribuiscono e propongono i miei stessi prodotti. Parleremo degli strumenti che non sono solo strumenti web, ma sono anche tanti strumenti web, ma non dimentichiamoci del local marketing e del marketing nel mondo reale. Fino a un paio d'anni fa era molto di moda, per esempio, il guerriglia marketing che era nel mondo reale, nasceva nel web, ma poi entrava nel mondo reale. E quindi parleremo di social, parleremo di visual, parleremo di brand, parleremo di immagine coordinata, parleremo di tone of voice, quindi come parlo alle persone a cui parlo, parleremo di come posizionarci e qua ritorniamo al tema anche del pricing, perché esiste tutto un sistema di posizionamento di prezzo all'interno di un mercato particolarmente saturo. Faccio un esempio. Nel mercato della fotografia per i matrimoni, che so essere l'ultimo anello della catena alimentare della fotografia, me ne rendo conto, ok? Nel giornalismo sono le news e i necrologi, quindi la fotografia per il matrimonio. Però è un mercato assolutamente saturo e io lì posso decidere di fare un posizionamento di prezzo. Cosa vuol dire fare un posizionamento di prezzo? Decido di essere il più costoso sul mercato. Che cosa comunico? Del momento in cui tutti fanno pagare 10 e io faccio pagare 100. Che io sono il più figo. Che io non lavoro al livello degli altri. Che se tu sei Carolina di Monaco, che non so neanche se sia ancora viva, non vai da quelli da 10 euro, vieni da me. Ok? Nel mondo della pasta, nei supermercati, c'è un'azienda, Garofalo, che magari conoscete. Il direttore generale di Garofalo ha un'idea di posizionamento del prezzo assolutamente salda e che ha sempre mantenuto. Se nella GDO un'azienda costa 5 centesimi più di Garofalo, lui alza il prezzo, perché Garofalo deve essere nella GDO, quindi nei supermercati, deve essere la pasta più cara sugli scaffali. Perché? Perché è la migliore. Ok? Oppure posso fare un posizionamento di prezzo al basso e quindi tutti costano 10, io costo 5. Perché? Perché voglio scare il mercato. O perché ne faccio una questione politica, o perché racconto che ne faccio una questione politica. Ok?
perché poi torniamo nell'ambito dello storytelling, vedete che tutto si incastra, tutto torna. Quindi il mio posizionamento poi lo posso raccontare e il raccontarlo diventa una storia e la storia può diventare una serie di post o un articolo o può diventare la mia unique selling proposition e via dicendo. Quindi parleremo di tutto questo, parleremo di social media, parleremo di come funzionano i social, di quali social utilizzare a seconda di quello che voglio dire, del pubblico che voglio raggiungere, parleremo di pubblicità sui social, parleremo soprattutto di piano di marketing, che ripeto è la vostra bussola, la vostra mappa in quella che poi sarà l'attività che farete dal mercoledì successivo la fine del corso per iniziare la vostra vera e propria attività di marketing. In tutto questo, come vi dicevo prima, per chi non c'era prima, parleremo anche di strumenti, hardware, e parleremo di strumenti software e cercherò di venire incontro per tutto quello che ne so alle esigenze specifiche che ognuno di voi mi porterà durante lo svolgimento del corso. Se ci saranno delle cose che magari ancora non so, non ho scoperto, sarà mia premura portarvele la settimana dopo, al meglio delle mie possibilità, perché, ripeto, è un mondo vastissimo e in continua evoluzione. Quindi sapere tutto, chi vi dice che sa tutto, vi racconta una balla, ok? Come chi vi dice, segui qui i miei consigli e farai 10.000 follower in una settimana. Posso usare un francesismo, Sandro? Sono a casa tua, chiedo te il permesso. Cazzate, ok? Non è vero, non funziona, ok? L'altro giorno raccontavo a Sandro un esempio che ho riportato in un articolo che ho scritto ultimamente sul mio blog, proprio sui guru del marketing, o come vengono definiti spesso su YouTube i fuffaguru ormai. E mi ricordavo di una vecchia vignetta che avevo visto sulla settimana linguistica quando ero bambino, in cui c'era un signore che leggeva un annuncio sul giornale e diceva mandami 1.000 lire e ti svelerò il segreto per guadagnare senza fare nulla. Il signore è molto incuriosito. 1.000 lire era testuale, quindi vi lascio immaginare quanto tempo fa l'ho letto. Quindi mandami 1.000 lire, lui molto incuriosito mette 1.000 lire in una busta e le spedisce. Dopo un po' gli torna un'altra busta con scritto il trucco è mettere un annuncio chiedendo di mandarti 1.000 lire per sapere qual è il trucco per fare soldi senza fare nulla. Ok? Questa è la dinamica di chi vi promette il sole, le stelle e tutti i continenti senza fare nulla. C'è da lavorare, c'è da impegnarsi, c'è molto divertimento che si può trovare in questo lavoro e c'è anche la possibilità di scoprire cose nuove su se stessi, sul proprio modo di intendere l'hobby o la professione della fotografia o qualunque essa sia, e sul modo di intendere e di programmare i prossimi passi, magari professionali, perché magari uno può scoprire che gli piace l'idea di avere 10.000 follower, ma non di avere un committente. E analizzando ciò che devi fare per il marketing, queste cose vai a scoprirle. È per quello che io mi definisco un marketing coach e non un consulente marketing. Perché bisogna che ognuno trovi la sua strategia e la sua strada efficace, efficiente e sostenibile per lui. Non esistono delle ricette che sono buone per tutti. Ok? Questo vale per il 99,9% dello scibile umano. Ognuno di noi deve trovare il suo modo per fare ciò che fa, perché gli sia non solo sostenibile, non solo gradevole, ma che gli sia piacevole, ok? Che gli dia soddisfazione, che lo faccia sentire in una scala evolutiva. Sto diventando filosofico e si sono fatte le 20:55, quindi fatemi le domande perché sennò entro nell'ambito della filosofia e poi Sandro gli tocca troncarmi la comunicazione. Domande? Non cercate di farmi credere di essere stato così chiaro, perché lo so qual è il mio livello di chiarezza. Diciamo che è incuriosito parecchio, gli è stimolato
stimolato parecchio, cioè ero abbastanza incuriosito dall'argomento. Devo dire che Ora lo sono. sai di più. Sì, Bene. sono contento di essermi iscritto, ripeto, perché vorrei affrontare questo argomento carente, di cui cioè carente per me, e mi mancano molte basi. Beh, a piacere. Ricordo a tutti quello che Sandro già ha scritto e che io ho postato anche sui social, perché poi bisogna camminare sulle cose che si dicono. E per tutti coloro che si iscriveranno al corso, ho deciso di mettere a disposizione, al termine dello stesso, 2 ore di consulenza gratuita con me, ok? Nella quale magari entreremo più nel dettaglio, più nello specifico, e andremo a toccare magari argomenti scabrosi che davanti agli altri non volete toccare. No, però ci sono delle cose che magari è meglio approfondire a quattro occhi, come si suol dire, e che hanno bisogno di un livello di raffinatezza e di attenzione più alto. Quindi mi fa piacere, per la collaborazione con Sandro e con FP School, di mettere a disposizione questo premio aggiuntivo per chi ha già deciso. Ovviamente, Marco, vale anche per chi si è già iscritto e per chi deciderà, dopo questo incontro, di iscriversi al corso di marketing e personal branding. C'è altro che posso aggiungere? Credo che stasera possa essere sufficiente. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, ovviamente parli ora o taccia per sempre. Ah no, quello è un'altra cosa. No, quella è un'altra roba. Io tanto ho già preparato la cena, quindi ho tempo per stare qua con voi, quindi non c'è problema. Quindi, se avete ancora dei dubbi, delle perplessità, delle domande da risolverle, questo è il momento giusto per farlo. Altrimenti. Altrimenti vi tocca venire per forza al corso e me le farete lì le domande. Io non vorrei obbligarvi. Non sentitevi in obbligo di iscrivervi per venire a farmi ulteriori domande. Ah, sembra che sia stato Straordinariamente il confronto anche è chiaro. il È stata che. una buona strategia di marketing. Va bene. Quindi, se non ho Vai. capito male, se non ho capito male, con questo corso crescerà, dopo questo corso cresceranno enormemente i follower e lavoreremo a non finire. È questo Esattamente, quello che. Gianfranco. Questo è esattamente il riassunto della serata. Hai colto nel segno. E non solo, ma venderai ogni singolo scatto che farai, anche quelli per sbaglio, eh? Tutti. Cacchio. Voi non sapete come mi piacerebbe essere in grado di fare questa cosa, ma davvero mi piacerebbe, cioè, essere in grado di dire questa cosa credendoci. Purtroppo non ce la faccio, quindi mi tocca dirvi la verità, che ci avete da lavorare, fa da fatica, ok? Ma ripeto, c'è molto da divertirsi nel farlo, quindi. Va bene. Ragazzi, sono le 21.00.04.56. Ora lo smetto. Quindi, a me non rimane che ringraziare Sandro per l'ospitalità e ringraziare tutti voi per essere stati qua questa sera. Mi auguro di rivedervi tutti e anche di più. Quindi, se volete, spargete il verbo e dite: ho conosciuto una persona simpaticissima. Si chiama Gualtiero. Sembra anche capirne qualcosa di marketing. Quindi anche eventualmente per amici, conoscenti, parenti e persone a cui volete bene, che non si occupano di fotografia, come dicevamo prima da Alessandra, il corso comunque va bene, ok? Il corso soddisferà anche le loro esigenze. Quindi nel caso sapete a chi fare riferimento. Sandro e Porzia e il sito di FP School è a vostra disposizione per. Io a questo punto mi auguro di vedervi tutti martedì prossimo. Si comincia martedì prossimo, 19:30, 21:30. Ci sono ancora posti se qualcuno è interessato. E
siete interessati, basta che ci contattiate oppure semplicemente che utilizziate il modulo nella sezione info e iscrizioni a cui si può accedere anche dalla pagina del corso sul sito. Bonifichino 160 euro e vi arriveranno le informazioni per prenotare il corso sia in presenza qui in aula sia online come oggi praticamente. Quindi, tra l'altro, chi non avesse avuto questo genere di esperienze, ma penso che ormai più o meno tutti l'abbiano fatta, volenti o nolenti, ha potuto anche sperimentare come può funzionare l'online. A questo punto non ci resta che salutarci. Spero anch'io di vedervi tutti, se possibile, martedì prossimo. E niente, chiudiamo qui la serata. Signore, signori, è stato un piacere. Altrettanto. Anche per noi. Spero di vedervi presto su questi schermi o, perché no, seduti direttamente al tavolo con me in FP School. A presto. A presto, a Grazie posto. ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.